deciso di partecipare e di portare la frittata, perché poi si narra che D'Annunzio fosse proprio amante delle frittate. Quindi quando mi hanno detto di partecipare ho immaginato che la frittata potesse essere piatto simbolo e che potesse rappresentare, che potevo portare io qui per rappresentare questo evento. Sicuramente è un evento di grande spessore e l'idea di stare qui e portare un piatto semplice, che poi dietro la semplicità c'è sempre tanta complessità, è un po' anche il valore e il lavoro della mia cucina, una cucina che appare semplice ma dietro c'è tanto studio, tanta ricerca. Ma poi l'Abruzzo un po' è questo, noi siamo una terra che ha grandi contenuti, ma cerchiamo sempre di, in maniera semplice, in maniera molto chiara e diretta, di raccontare. Siamo poco narratori, ma più persone di contenuto. Viviamo in un momento anche dove negli ultimi anni i social e tutta la comunicazione è molto immediata e quindi anche la capacità di comunicare e di narrare è molto importante e anche delle prese molto, molto immediate. Quindi riuscire a identificare con dei nomi e a dare un valore aggiunto dopo che c'è il contenuto, perché sennò si rischia poi, come spesso accade, che la narrazione è superiore al contenuto. E io, avendo una scuola, pure parlo della cucina, dico sempre ai miei allievi: prima i contenuti e poi impariamo a raccontare. Per oggi la narrazione è molto importante e anche l'estetica è molto importante. D'Annunzio era un esteta, era una persona che amava la bellezza, si circondava di bellezza. Però oggi il cibo, oltre a essere estetica, deve essere anche etico. Cioè il grande lavoro che si deve fare è di riuscire a creare dei piatti che abbiano all'interno sia estetica che etica. L'estetica è la parte che poi spesso coincidono. Cioè, quando uno si dice un piatto esteticamente è perfetto, vuol dire che anche l'etica. Etica vuol dire sostenibile, etica vuol dire che è un piatto che oggi, anche se sia molto bello, comunque faccia bene, e quindi si va sempre di più a delineare e si deve delineare, soprattutto in Abruzzo, una terra così sana, così piena di prodotti agroalimentari, con un bacino gastronomico enorme. Il cuoco ha questo obiettivo, è quello di riuscire a prendere questi prodotti, renderli belli, ma anche renderli sani, sostenibili e quindi eticamente corretti.